10, anzi no, 50 Buildax di cose spaventose. Mi piace, ok? Il numero 1, il tappeto di Steve. E questo è interessante, no? Perché sembra che è morto uno Steve e l'ha esteso a pelle di leone. Bello, sono fighi, ragazzi. State a vedere perché ce n'è uno più bello dell'altro. Questa è la tomba realistica. Ok. Ah, come ha fatto? Non l'ho capito. Come ha fatto? Vabbè, vabbè, banner di Hermes, veloci, devi coglierli lì lì. Ti stupiranno, vi prometto, vi stupiranno. Scrivetemi nei commenti se ne sapevate fare già solo uno. Anche solo uno, o più di uno. Perché, fidatevi che... cioè, anche quel banner era figo, Floating candles. Candele... vabbè, questo è abbastanza facile, dai. Caldrone della strega. Questo io non so neanche che blocco è, pensate. Però vabbè, io sono un po' ignorante a volte, sulle cose nuove. Candela scheletrica. Questa è fighissima, ve lo dico io. Guardate, eh. Non so se funziona anche... mio Dio, ma è bellissima! Guarda, è perfetta! Finestra barricata. Anche questa, no? Nel periodo pauroso. Ci sta, eh? Bella, bella. Bella. Potevo anche scrivere un paio di O nei cartelli. Sembrava che ci fossero i bulloni nei cartelli. Queste qui sono le teste customizzate. Vabbè, queste lo sappiamo fare tutti, no? Penso. Pillory. Il pillory non so che cos'è. Adesso vediamo. Capirà. Però, ah, è la berlina dove si mettevano le persone. Beh, è fatta benissimo. Per tirargli. Cavolo, quella era perfetta, eh. Era veramente fatta bene. E il cavallo sottosopra, questo lo conosciamo. Dinnerbone, lo sappiamo tutti, penso, no? Però lui lo appende così. Figo, figo, molto figo. Cappello di zucca. Ma da indossare, eh? Ah, è proprio... la zucca col cappello. Ma bisogna essere veramente dei build hackers. Poi i cartelli decorati, vabbè, ok. Villager appeso. Eppure questo mi sa che è serio, Vediamo. Sicuramente... ah, giusto. Perché gli mette anche lui dinnerbone e rimane appeso per i piedi. Ma che figata. Il sangue, questa la sapevo. Questa la sapevo. Taglia teste. Allora, sta cosa di spingere le cose lì così, bisogna imparare a farla, bellissima. Guarda come viene bene. Ah, vedi, vedi, l'ha spostata leggermente indietro. Mio Dio, ma è perfetto. Zombie sepolto. Bisogna imparare gli stibili. Io sono un po' a bocca aperta, ragazzi, perché... wows. Wows. Se non può uscire... eh no, non può uscire perché è nel carrello. Mamma mia, cartello di pericolo. Anche questo bellissimo. Ah, il cappuccello della zucca. Pianta paurosa. Vabbè, questa è una cagata. Pumpkin cart. Vediamo, vediamo. Cavolo, sono fatti veramente bene. Anche questo. Col carrello con la ruota da fare. Che figo. Zuppa di zombie. Metterà lo zombie dentro. La testa di zombie. Mamma mia, guarda. No, vabbè, raga. No, ma è... cioè, ragazzi, sono fighissimi. Li dobbiamo fare assolutamente sulla vanilla. Ragazzi, bisogna per forza farli. Questo è fighissimo pure. Tutti bisogna farli. Sono troppo belli. Facciamo stasera in live, ragazzi, Venite alle 19 sul sito Viola. Mi raccomando, vi aspetto. Anche la faccia del creeper con la lava. Bellissimo. Porca miseria. Il canale delle live lo sapete, Sul sito Viola, Lion VGF Live. Tutto attaccato. Lo cercate e lo trovate. Questa è la bara per villager. Cavolo, che figata. Non so se alcune di queste cose sono per Minecraft di Windows, ma non mi sembra, mi sembrano fattibili, Questo è lo zombie sotto il letto, guarda. Ma jumpscare painting. Questo è un painting, come fa ad essere un jumpscare? Tipo si sposta. Sono pendo dalle sue labbra. Puoi vedere che tipo premi il coso e esce fuori la cosa. Mamma mia, ma è bellissimo! No, cioè, raga, ma sono tutti da fare, ste robe. Cioè, bisogna farle anche ad Alex. Sai che cagone che si prende? Sono perfette! Questo è il fantasma fluttuante. Vabbè, alcune sono un po' meno, ma quella di prima del jumpscare painting era troppo bella. Dovete venire in live e ricordarmi di farla, perché io me ne dimentico, sono scemo abbastanza. Questo non so cos'era. Gallows dovrebbe essere... per impiccare. Beh, terribile questo, terribile. Vediamo, vediamo. Sembra fatto benissimo. Giustamente.
un pollo. Così sembra che è tenuto appeso. Bello. Questo è il dipinto vivente. Giusto perché c'è il maialino. No! Ma è geniale! Porca miseria! Oh, quello che l'ha fatto è troppo bravo. Come si chiama? Wickcraft. Bravissimo! Questo cos'è? Il muro del dungeon. Eh sì, con i teschi. Bello! La barra aperta. Sono uno fatto meglio dell'altro, ragazzi. Ho appena notato, tra l'altro, bellissima, che io sembro... Vedete che sotto di me c'è uno zombino? Io sembro la testa dello zombino. Mini zucca. Bellissima. Bellissima. Tomba alta. Vabbè. Gradevole. Spada perduta. Questa è una bellissima. Lanterna fluttuante. Sangue di drago. È una cagata questo, non capisco. Tomba col jumpscare. Queste mi piacciono col jumpscare, ok? A vedere. Ok, non ho capito niente di quello che ha fatto, però. Bella, bella. Spaventa passeri. Vabbè, questo lo conosciamo tutti, penso. Lo sappiamo fare tutti. Il creeper a sorpresa. Ok. Oh mio Dio, com'è possibile? No, raga, ma come... No, ma veramente si può fare... Guarda che... No, questo era su Minecraft di Windows. Questo sicuro. Ma che figata, ma non è giusto, ma è bellissimo. Dai. Dai, era troppo bello. Non è giusto. Chissà se su quello per il telefono, perché molti di voi usano quello per il telefono. Penso che ci sia, Le armor stand che ballano, su quello che usiamo noi, non ci sono. Però penso che per telefono ci siano pure, Abbastanza sicuro, non sono certissimo, ma penso proprio di sì. Basta collegarle alla redstone e iniziano a sclerare. Oh mio Dio, guarda che figo! Fanno la confidence! Ma dai, ma che figata! Dai, però! Potrei usare anch'io quella per Windows 10. Qualche volta ci ho pensato, però mancano tutte le cose che mi piacciono a me. Tipo il fatto di mettere la luminosità, tutte queste cose qua, zoomare, non si possono fare, mi sa. Quindi mi toglie qualcosa che a me garba. Però per altri versi è sicuramente meglio, Non metto in dubbio. Testa in barattolo. Vediamo. Bellissimo. Cavolo, è perfetta anche questa, Cioè, alcune di queste cose sono fatte davvero benissimo. Complimenti. La sedia con la trappola per crivellarti le palle. Questa è una trappola terribile. Guarda, ti taglia a metà. Ghigliottina pure. No, sono tutte da fare queste. Sono troppo belle. Potrei dare l'incarico ad Anna. Me le faccio ribildare tutte. Viene un salone enorme di trappole mortali. Bellissimo, ci starebbe. Bella anche la ghigliottina. Vabbè, il fatto che morisse, muore per la stalattite che cade. Cavolo, è troppo fatto bene. La nebbia del cimitero, va bene, sì, ci sta. Calderone. Vabbè, questo, dai, alcune sono molto semplici, effettivamente. Manca l'ultima, il banner del fantasma. I banner, vi dico, non mi impressionano tanto, perché comunque se ne vedono tanti, alla fine non è così difficile farli, Belli, i suoi molto belli. Molto bello anche questo. Molto, molto bello. Molto, molto bello. Grazie per aver visto, condivido col suo messaggio, grazie per aver guardato questo video, mi raccomando ricordatevi, trovate in tutte le librerie da preordinare e anche su Amazon, che lo trovate sicuramente da preordinare, il diario della fine del mondo. Se lo preordinate ottenete il poster del diario della fine del mondo con sul retro il certificato che attesta che siete stati dezombizzati. Questo servirà in una futura apocalisse, fidatevi di me. Per oggi ci fermiamo, grazie di aver guardato il video e a stasera in live. Lion out!